Il tantra? Sì. Del tantra. Allora. Sei pronto? Partito. Esistono tre tipi di tantra. Il tantra bianco, il tantra rosso e il tantra nero. Allora, e più il tantra normale. Allora, il tantra bianco sono giorni e giorni di meditazione dopo aver fatto per almeno 40 giorni una dieta rigidissima vegana e dopo aver fatto un'astinenza sessuale. E sono tre e più giorni di meditazione dalla mattina all'alba fino al tramonto. Questo si fa sì che tu stai di fronte a un altro, ti specchi nell'altro perché lui è uno specchio di te e pulisci tutte le i legami energetici, animici, eccetera. Di solito si fa vestiti di bianco, lo fanno i Sikh, eccetera, eccetera, in tutte le parti del mondo. E questo è il tantra bianco. A che serve il tantra bianco? Serve a pulire tutto quello che ci è rimasto addosso nella nostra vita, nella quotidiana. Quindi è un lavoro di pulizia. Naturalmente è anche un lavoro di sconfigurazione, perché tre giorni continui di meditazione vi sconfigurano assai. Questo è il tantra bianco. Il tantra rosso è un tantra che dura almeno un anno, è sull'attività sessuale. Tu ogni giorno devi avere una relazione sessuale con una stessa compagna e alla fine di questo non devi avere l'orgasmo, ma devi trattenere questi liquidi. E questo lavoro è un lavoro che ti dà un potere energetico incredibile, ti smuove totalmente, non ti fa soprattutto perdere i succhi vitali. Noi abbiamo detto già prima che i succhi vitali vengono persi, devono essere, cioè il seme e l'ovulo fioriscono una volta al mese. Noi, anche se abbiamo 18 anni, anche se lì siamo pronti spinti dagli ormoni, dovremmo poter eiaculare, avere una relazione, un orgasmo importante una volta al mese, per non perdere questi succhi biologici, che sono la parte più preziosa del nostro corpo e nell'Ayurveda si chiamano ojas. Questi succhi, che non vengono persi ma vengono riassorbiti con il coito interrotto, rimangono dentro sia l'uomo che la donna e vengono utilizzati perché sono ricchissimi di proteine, oligoelementi, perché da lì nasce un bambino, da lì nasce un feto, e vengono riassorbiti dal corpo negli organi dove uno ha bisogno, cioè un organo malato, il fegato, eccetera. Vengono, si è visto, degli studi indiani hanno visto che sono come quelle cellule che sanno fare di tutto, quelle che, le staminali, tutti contenti, cioè sono molto più, e quindi queste sono delle cellule che vengono riassorbite, questi succhi, e vengono mandate nel corpo nei punti dove c'è bisogno di ricostruire. Ora, preti, monache, eccetera, hanno saputo, gli è stato detto, voi non dovete vivere la sessualità, dovete fare l'atto di castità, ma non gli è stato spiegato il substrato tecnico. Ma il substrato tecnico è che in questo modo tu vivi più a lungo e ti ringiovanisci, però noi vediamo che molti tumori all'utero, le suore sono molto piene di tumori all'utero perché non hanno una sessualità, no? È chiaro, quindi sono state date delle informazioni random per tenere le popolazioni sottomesse, no? Ci siamo su questo? Quindi, e poi c'è il tantra nero, che invece è un fatto con la sessualità, ma viene fatto per avere il potere sugli altri, cioè per controllare e avere potere sugli altri, cioè si fanno delle altri tipi di contrazioni che fanno sì che voi rinforzate talmente tanto la vostra forza che poi questo vi serve per avere il controllo mentale sugli altri, ma quella è un'altra storia. Il tantra normale è quello che due hanno questa relazione, si fanno la doccia, si massaggiano, esplorano le parti sessuali, no? Cioè,
sono quelle che hanno l'orgasmo se gli baci il piede, quell'altro la caviglia, perché ognuno ha sensibilizzato diverse aree sessuali, per cui magari scopri che una persona, e questa è bella, scopri che una persona gli fai un grattino qui e quella ha un orgasmo, dice no, non ci posso credere, no, capito, eccetera, eccetera. Quindi questo è molto importante, perché quando ci avete clienti queste cose vanno un po' spiegate, no? Perché quello magari, ma la vostra sessualità come, ma sì, è 3 minuti la posizione del monaco, quell'altra posizione, finito così, Dio, amore mio, come stiamo qua? Questa cosa va tutta riguardata un attimo, no? Perché se non c'è la soddisfazione psicosessuale, poi non è così. Allora, la cosa importante è non perdere i liquidi, o almeno perderli una volta al mese. Calcolate che loro dicono che a 50 anni, no, a 40 anni l'uomo dovrebbe assolutamente, per evitare l'invecchiamento, eiaculare solo una volta al mese, perché se no perde forza riproduzionale, capito? A 40 anni, che è vicino, quindi è molto vicino. Mi pare che a 50 anni è una volta ogni 2-3 mesi, insomma una cosa così, che però la forza sessuale l'uomo ce l'ha, uno ci pensa, però quella forza comunque è limitata, sta lì e non è che ce n'è serbato io tutta la vita. Allora, l'attività sessuale, nell'aspetto tantrico, è la penetrazione, lì poi c'è quello che dà il pezzo della carne, mangio, tutte queste cose spirituali, lasciateli stare. Il punto fondamentale è che per fare una goccia di sangue ci vogliono 80 gocce di latte e 72 ore del vostro metabolismo. Quindi questo è un aspetto fondamentale. Per fare una goccia di sangue, il vostro laboratorio biologico, che cambia la porchetta in coso, eccetera, 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 c'ha bisogno di 72 ore e 80 gocce di latte per fare una goccia di sangue. Per fare un ovulo o uno spermatozoo ci vogliono 80 gocce di sangue e 72 ore di metabolismo. Ora, quindi, quando questi fanno lo spruzzo di qua e di là, è una mezza emorragia, eh? Quindi ci pensiamo a questo, a quanta energia buttiamo. Però uno dice, però io ho bisogno del mio orgasmo e c'ho bisogno. Allora, ci sono tante scuole che dicono no, l'orgasmo ostruisce i dotti spermatici e quindi non è vero niente, perché se poi voi dopo l'orgasmo o dopo il trattenimento e l'orgasmo andate a fare pipì, i dotti spermatici si puliscono automaticamente, quindi vi caricate un po' di acqua prima e quindi poi dopo tutto viene pulito, non è che, quindi sono tutte storie e credenze. Fate questo intercorso sessuale, arrivate al momento dell'orgasmo, arrivate al momento dell'orgasmo e fate diversi respiri potenti, cioè usando tutta la cassa toracica, e poi date un colpo di contrazione, lo dovete già fare un po' di giorni prima per allenarvi, retto, organi sessuali e ombelico, e mandate energia a salire, ok? Nelle nostre parti ci sono i plessi neurologici, no? Come si chiamano? Splank neurologici, che stanno lì sotto, questi tre punti, a salire, retto, organi sessuali e ombelico, noi stiamo lavorando su quelli che sono vicini al midollo e stiamo rimandando l'energia verso l'alto, quindi non sprechiamo l'energia, stiamo nell'ispirazione e mandiamo l'energia verso l'alto. Questa energia, dopo le prime volte che uno fallisce eccetera, ci dà dentro la testa la stessa identica sensazione dell'orgasmo. Tenete l'area il più possibile e evitate di eiaculare, eccetera. Voi vedrete che avrete la stessa sensazione, evitate di disperdere tutti i cosi. Poi, a seconda da uomo a donna, uno ha 15 minuti, 20 minuti, 3 minuti di latenza, un'ora, mezza giornata, c'ha un periodo di latenza, perché rimane tutto fermo, anche la sessualità dell'uomo rimane eretta per un attimo e poi piano piano sente che tutto l'afflusso di energia è stato bloccato e quindi tutto viene bloccato, e a quel punto voi rilassate e dopo 15 minuti, mezz'ora, un'ora, se vi va, riprendete. Con questo non c'è
nessun tipo di dispersione di risorse. Questo vale anche per la masturbazione. Allora, perché molte donne alla fine non hanno una relazione sessuale con un uomo o non se la permettono, e allora è consigliato, per esempio, di usare per la masturbazione lo yogurt magro, perché ha il pH molto più simile al pH della vagina. E usare questo yogurt magro, io l'ho visto con le adolescenti che ancora non riescono ad avere una relazione, aiuta molto per la fluidità, per la, come si chiama, non è fluidità, per non la lubrificazione vaginale, e dà la sensazione alla donna di questa cosa qui. E in questo modo la donna può anche decidere poi di avere l'orgasmo oppure di fare in maniera tantrica il trattenimento dell'orgasmo, e vi sentirete che tipo di vitalità dopo avete. Cioè avete il momento di latenza, quindi un quarto d'ora, mezz'ora, un'ora, poi ognuno ha il suo tempo che va, sopite, dormite, eccetera eccetera, ma poi questa cosa riparte. Naturalmente tutto questo è preferibile avere una persona che vi massaggia, vi abbraccia, eccetera eccetera, piuttosto che una persona che fare da soli. Però se in quel momento affettivamente non trovate la persona, eccetera eccetera, dovete prenderne atto, no? Però potete prendere l'altro come un'altra persona con cui condividere la sessualità, e basta, senza ci deve essere dietro il grande amore, no? Grazie.